La strada provinciale 62 Caltagirone Santo Pietro, al momento interessata da lavori di ammodernamento, è un percorso insicuro e altamente a rischio sotto il profilo della sicurezza. Ferri sporgenti ai bordi della carreggiata, manto stradale difforme con dissesti fondali, botole coperte con semplici tavole, pali non segnalati e in particolare nelle ore notturne non esistono segnalatori luminosi atti ad evidenziare i pericoli. A denunciare questo stato di cose è il segretario cittadino di Rifondazione Comunista Gigi Cascone. Il cantiere non ha nessuna, diciamo, o quasi nessuna dotazione di sicurezza, sembra un cantiere quasi in stato di abbandono, e soprattutto quello che noi vogliamo mettere in risalto è il problema della sicurezza stradale nelle ore soprattutto notturne, perché con la scarsa illuminazione si vengono a creare quelle condizioni per degli incidenti e quindi per l'incolumità degli automobilisti. Di tutto e di più, insomma, per una delle vie di collegamento che urbane ad alta densità di traffico, che oltre a garantire i collegamenti con la borgata di Santo Pietro e le zone del Vittoriese, sta supplendo alle funzioni della strada provinciale 39 di Niscemi, che da ormai un anno è chiusa al transito. In particolare c'è un tratto stradale che con la presenza ai bordi di ferri sporgenti. Ebbene, lì è una trappola mortale per un eventuale centauro che dovesse sbandare o un ciclo amatore. Quindi crediamo che necessitano con urgenza dei lavori di messa in sicurezza.